Benvenuti all'intervista. Oggi parliamo di scuola, un tema che Sky TG24 ha già trattato con grande attenzione e con l'eccellente lavoro della collega Ilaria Iacoviello. Parliamo di scuola perché non è mai stato molto semplice dirigere il Ministero dell'Istruzione in questo paese, ma adesso i fuochi sono davvero tanti. Da un lato le famiglie, perché si dice bene, riaprono le aziende, torniamo a lavorare, ma chi sta con i bambini se le scuole sono chiuse? Il welfare ancora una volta in questo paese ricadrà sulle spalle delle donne, delle mamme. E poi c'è l'aspetto che riguarda il mondo dell'insegnamento. I sindacati chiedono più fondi per gli insegnanti se dovranno sostenere i doppi turni e d'altra parte si parla di assumere tanti insegnanti. I genitori giustamente chiedono che siano concorsi veri, che valutino il merito dei nuovi docenti, mentre la politica, i sindacati spesso concordano e chiedono concorsi per titoli. È un altro fronte aperto. E il terzo fronte è quello di cui si parla di meno, purtroppo, ed è la formazione degli studenti. Ai ragazzi questi mesi è toccato di fare lezioni online nella migliore delle circostanze, non tutti hanno potuto farlo e soprattutto sarà grave il divario tra gli studenti che hanno famiglie alle spalle che possono seguirli e famiglie che non ce l'hanno. Il Daily Telegraph domenica scorsa ha parlato di un disastro per una generazione. Come vedete c'è tanta carne al fuoco di cui parlare con il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, che è l'ospite dell'intervista di questa settimana. Benvenuta ministro. Grazie per il suo invito e buon pomeriggio a tutti. Senta ministro, andiamo subito al punto. Quando è che si torna a scuola? Avete un piano per settembre? E in che cosa consisterà? Abbiamo sicuramente un piano per settembre e ci stiamo lavorando giorno per giorno. A settembre si deve tornare a scuola, i nostri studenti hanno il diritto di tornare a scuola. È evidente che rispetto alla situazione storica che noi stiamo vivendo dobbiamo immaginare tante opzioni, che saranno sostanzialmente tre. La prima di ritorno alla normalità, come tutti noi vorremmo, come abbiamo sempre conosciuto la scuola. La seconda è una opzione rispetto al fatto che il coronavirus accompagni ancora le nostre vite fino a quando non si troverà un vaccino. E qui ci tengo a dire una cosa, è evidente che non possiamo far tornare i nostri studenti in classi da 28-30 persone. Io ho fatto una battaglia contro le classi pollaio e sono stata derisa sin da quando questa battaglia l'ho iniziata, perché mi si diceva che le classi pollaio non esistevano. Adesso si stanno rendendo tutti conto di quanto importante sia la scuola e del fatto che le classi pollaio esistono. Se io devo far sì che venga mantenuto il distanziamento sociale, è evidente che non posso mettere 28-30 alunni per classe. Quindi su questo noi stiamo lavorando e ci stiamo organizzando, anche pensando eventualmente a forme di didattica mista, metà in classe e metà a distanza. E qui ci tengo a dire un'altra cosa, non abbiamo mai parlato di doppi turni di insegnanti, quindi le polemiche che sono nate in questi giorni rispetto a ci servono più soldi perché dobbiamo pagare doppi turni, eccetera, sono tutte polemiche infondate, perché non abbiamo mai parlato di doppi turni, per una semplicissima motivazione, togliamoci dalla testa che gli insegnanti facciano 18, 24, 25 ore, che sono quelle che fai diviso con gli studenti, perché c'è tutto un momento di preparazione delle lezioni, di correzione delle lezioni, di studio, di ricerca, che fa parte dei doveri della classe docente. Ma non abbiamo mai parlato di doppi turni. Quindi i doppi turni, se ci saranno, saranno nel senso di dividere una classe di 25 alunni a metà. Una parte va al mattino e fa la lezione a casa, online, e l'altra parte va al e la fa di mattina con l'insegnante, mentre esatto, gli altri la fanno online, e poi il pomeriggio quelli che l'hanno fatta online al mattino vanno invece a scuola e hanno il diretto contatto con l'insegnante? No, la settimana è composta da 5 o 6 giorni di scuola. L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di visu e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe, in presenza. Cosicché la socialità resta, il programma va avanti per tutti quanti, l'organico degli insegnanti quest'anno aumenta, ma aumenta per una semplicissima motivazione, perché malgrado i tagli che ci sarebbero potuti essere, qui ci tengo a dirlo, non era scontato che l'organico restasse quello che invece è,
ma essendoci una denatalità avremo comunque un po' meno alunni per classe. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, l'edilizia scolastica. Noi nel giro di 3-4 mesi... No, gli insegnanti sono un punto e l'edilizia scolastica sono un punto su cui torneremo. Però mi faccia approfondire un'altra questione che riguarda tante mamme con figli piccoli. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che si pensa di riaprire a giugno le scuole per i bimbi più piccoli. Come pensate di farlo? Perché in molti casi gli asili nido sono privati e dunque bisognerà avere una forma di interlocuzione con questi asili gestiti da privati. Allora, noi come Ministero dell'Istruzione abbiamo già detto che quest'estate, al termine delle attività didattiche, metteremo a disposizione le scuole, palestre, cortili, le scuole, perché sappiamo benissimo che dobbiamo dare una risposta alle famiglie. Questo per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione. È ovvio che se dal 4 maggio si ritorna a lavorare, noi dobbiamo dare delle risposte alle famiglie subito. E per questo, insieme alla Ministra Bonetti e ad altri ministri del Governo, stiamo lavorando ad un protocollo che sottoporremo anche al CTS per far sì che piccoli gruppi di bambini, 4, 5, non di più, possano essere seguiti. Tutto ciò in collaborazione con gli enti locali, che stanno facendo sicuramente la loro parte, che ringrazio per questo. Stiamo lavorando ad un testo, ad un documento che a breve sottoporremo al Comitato Tecnico Scientifico. Perché io ci tengo a dirlo, se abbiamo chiuso le scuole è perché avevamo il dovere di proteggere la salute dei nostri studenti, ma non solo. Se abbiamo dei dati scientifici preoccupanti, perché questo lo possiamo dire tranquillamente, per cui si parlava di un numero di terapie intensive altissimo laddove le scuole fossero state aperte, la nostra scelta di prudenza è stata quella sì di tutelare gli studenti, il personale scolastico, ma soprattutto l'Italia. Perché se abbiamo 9.000 posti di terapia intensiva, non possiamo certamente mettere a rischio il paese aprendo oggi le scuole per tutti quanti. Questo ci tengo a dirlo, perché un governo deve agire con prudenza e gradualità tutelando la salute. Ecco, la domanda che mi sono posta e che ho posto anche in tante trasmissioni e anche nei miei social è: perché altri paesi, parlo della Germania, che riapre le scuole, riapre anche le scuole e gli istituti superiori, perché dicono è importante che i ragazzi seguano le lezioni di tedesco e di matematica, sennò i gap saranno potenti. Riaprono le scuole nel nord Europa. In Francia avevano detto che le avrebbero riaperte l'11 maggio, invece pare che si vada molto gradualmente. Però alcune cose sono state fatte negli altri paesi. Perché da noi la preoccupazione di garantire la salute non poteva coincidere con un ritorno a scuola, almeno a giugno, perché comunque gli insegnanti a giugno sono pagati, anche se le scuole rimarranno chiuse da marzo fino a settembre. Allora, io costantemente parlo con i ministri dell'istruzione europei e i paragoni, se li facciamo, facciamoli sempre, non facciamoli soltanto qualche volta. Fino a qualche giorno fa la Francia aveva detto che avrebbe riaperto tutto e invece adesso ha detto sì, si riapre solo nelle scuole primarie, ma solo se la curva dei contagi non sale, e non è una cosa di poco conto. In Germania avevano detto sì, apriamo, però poi la curva è risalita e stanno... come dire, adesso c'è molta più prudenza. Danimarca, Finlandia sono sistemi scolastici molto diversi, dove sono abituati a fare le lezioni all'aperto sempre. L'Italia ha avuto un numero di contagiati e di terapie intensive che non è paragonabile a quella degli altri paesi europei. Quindi, d'altra parte, tramite la didattica a distanza e gli investimenti che abbiamo fatto, noi non abbiamo detto sì al diritto alla salute, no al diritto all'istruzione. Abbiamo provato a far sì che entrambe le cose coincidessero. Adesso io dico una cosa. Il 4 piano piano l'Italia riaprirà. Vediamo che cosa accadrà nelle prossime due settimane. Le prossime due settimane saranno fondamentali. Nessuno deve pensare libera tutti. Nessuno deve pensare che dal 4 saremo tutti in giro come se nulla fosse successo prima, perché rischieremmo di annullare i risultati che abbiamo ottenuto adesso.
e noi invece dobbiamo arrivare a quest'estate con un grado di certezza tale da pensare che a settembre le scuole riaprono perché devono riaprire. È un sacrificio enorme che stiamo chiedendo adesso alle famiglie, agli studenti, ma per uscire da questa situazione, perché l'Italia ha diritto di uscire da questa situazione. Il 4 riapriamo pian piano le attività produttive, perché economicamente il paese deve ripartire. Vediamo come va la curva dei contagi e da lì progressivamente prenderemo tutte le decisioni, ma sempre con un principio di precauzione e di prudenza. Mi è chiaro, intanto abbiamo chiarito che state pensando a settembre e se la situazione coronavirus non fosse ancora placata o comunque però ci fosse una, diciamo, accettabile garanzia di sicurezza sanitaria, i ragazzi torneranno a scuola col metodo in parte in classe, in parte online. Dicevo che il lavoro di ministro dell'istruzione in Italia non è mai stato facile, ma di questi tempi lo è ancora meno, è difficile davvero. Il suo collega ministro dell'istruzione, che lei conosce, il ministro dell'educazione Blanquet, oggi in una intervista a Le Figaro ha detto testualmente, commentando l'ipotesi che i ministri francesi possano essere chiamati a rispondere del loro operato davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica Francese, ha detto: io potrei scegliere la strada più comoda, potrei dire le scuole si riaprono quando abbiamo sconfitto il coronavirus, si riaprono quando si potrà, ma non lo farò perché non corrisponde alla mia missione. Lei si sente in missione? Condivide quello che ha detto il suo omologo ministro dell'istruzione francese? Io mi sento in missione H24 e anche quando abbiamo dovuto chiudere le scuole di tutta fretta, mi ricordo benissimo una notte in cui rispondevo agli studenti anche via Facebook, altro che missione, ma proprio perché la mia missione è quella di garantire il diritto all'istruzione, noi ci siamo mossi immediatamente, questo lo rivendico. Attenzione, dottoressa Latella, la scuola non era assolutamente pronta a fare nulla di quello che ha fatto. Perché la didattica a distanza, che io rivendico come un importante passo avanti che la scuola ha fatto, seppur ci sono tante difficoltà, seppur siamo dovuti intervenire perché chiaramente non tutti avevano i device, ma il mio impegno, l'impegno di tutto il Ministero dell'Istruzione è stato quello di intervenire immediatamente per evitare che gli studenti restassero a casa da soli senza far nulla. E quindi ci siamo impegnati, abbiamo creato la pagina sul sito del Ministero dell'Istruzione immediatamente, abbiamo investito dei soldi, ci siamo fatti aiutare dal terzo settore, dall'associazionismo per distribuire device a tutti, abbiamo chiesto agli insegnanti di fare sì che l'insegnamento fosse, non dico una missione perché non è questo assolutamente, perché gli insegnanti ricevono il loro stipendio alla fine del mese per lavorare, ma abbiamo chiesto in tutti i modi di non lasciare soli i nostri studenti, perché gli apprendimenti dovevano andare avanti e perché c'è anche un elemento di socialità che non è quello dell'essere in presenza, nella didattica in presenza, ma se io vedo una bambina che abbraccia l'iPad quando vede la maestra e gli studenti che tutte le mattine si vedono e lavorano, seppur con tutte le difficoltà che noi conosciamo, che sappiamo, questo è un grande successo rispetto a da dove partiva la scuola, da dove partiva Ministro, la scuola italiana, non dimentichiamocelo. Devo fare tante domande e mi dicono che purtroppo i minuti sono pochi, meno di quelli che io pensassi, non so perché. Una delle domande che le devo fare riguarda la commissione degli esami di maturità. Per gli studenti è importante che ci sia fisicamente questo esame, che ci sia il loro commissario, il commissario unico, ma ho letto che ci sarebbero alcuni insegnanti preoccupati del contagio. Ora, sarebbe un messaggio terribile, no? Per gli studenti se qualche insegnante mandasse un certificato medico fingendo di essere malato e non si presentasse all'esame, soprattutto alla luce del generoso impegno che altre categorie, i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari hanno dato in questo momento e alla luce anche del dramma che tante famiglie italiane vivono in mancanza di lavoro col dubbio che non lo troveranno, non lo manterranno. Lei che intenzione ha rispetto a eventuali docenti che dovessero mandare certificati medici adducendo impossibilità di essere presenti all'esame di maturità dei loro studenti?
Ma io penso che esista un'etica dell'insegnamento, una morale, e questo, come dire, Kant diceva: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Non penso che gli insegnanti possano mai fare una cosa del genere, mettersi in malattia falsamente, perché vede, sarebbe il fallimento della scuola. Dovrebbero guardare poi negli occhi i loro studenti e dire di non essersi presentati. Non ci credo assolutamente che la classe docente possa fare qualcosa del genere. Se il Ministero dell'Istruzione ha chiuso le scuole quando riteneva che dovessero essere chiuse, adesso sta dicendo gli esami in presenza si possono fare in ambienti molto larghi, con tutte le sicurezze del caso, con un ok, con un parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico, vuol dire che si possono fare. Vedi, si va al supermercato stando a distanza. In ambienti larghi, larghissimi, non si capisce perché non si potrebbe fare un esame di Stato in presenza. Gli studenti ne hanno diritto di salutare i loro insegnanti, hanno diritto di guardarli negli occhi quando faranno un esame, che è un passaggio importante verso la vita adulta. Quindi io mi fido degli insegnanti, certo. Sono certa che non faranno nulla del genere. Sempre a proposito degli insegnanti, una di loro mi ha scritto e mi ha detto: ma lei ha presente come sono i nostri edifici, in molti casi cadenti, come pensa che si potrà lavorare stabilendo un metro di distanza gli uni dagli altri in condizioni difficili, già difficili da prima? Le chiedo, ma è vero che mentre molte scuole hanno utilizzato e bene i fondi europei, ce ne sono tante altre che per difficoltà nel riuscire a realizzare bene le domande hanno perso 800 milioni di fondi europei? E non sarà il caso di far fare un corso accelerato al personale della pubblica istruzione che deve imparare a fare i programmi per ottenere questi soldi? L'edilizia pubblica e l'edilizia scolastica ne hanno un gran bisogno. Sì, ne hanno un grandissimo bisogno. Noi recentemente abbiamo dato circa 800 milioni di euro per l'edilizia scolastica. È sacrosanto quello che lei dice. Vede, noi non ci possiamo permettere di rimandare soldi indietro all'Europa, milioni di euro mandati indietro, perché poi si dice che il Ministero dell'Istruzione non ha soldi, ma anche quando ce li ha, se li facciamo tornare indietro, vede, non ha assolutamente senso. Ed è per questo che prima del coronavirus io mi ero già incontrata con il ministro Provenzano per mettere su una task force che aiutasse in segreteria, le segreterie scolastiche, a progettare e a far sì che i soldi non tornassero indietro, perché questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo delle scuole nuovissime, con arredi bellissimi, fatti anche secondo le nuove modalità di apprendimento, e ne abbiamo altre che, ahimè, per problemi vari ed eventuali, tra cui anche questo, non riescono poi a modernizzarsi. E la formazione diventa fondamentale. Noi non possiamo sbattere in graduatoria delle persone che poi hanno un compito fondamentale, che è quello di progettare, di rendicontare. Ci sono delle responsabilità ormai enormi, la scuola non è più quella di prima, quindi la formazione di tutti, del personale docente, del personale ATA, diventa la condizio sine qua non spesso per poter fare quel lavoro lì, che è molto molto delicato. Senta, Ministro, due domande rapide prima di dover chiudere, purtroppo. La prima domanda che le faccio è: molti genitori sono inquieti perché i nuovi concorsi, che dovrebbero portare, se non sbaglio, 62.000 insegnanti a insegnare nel prossimo anno, ecco, potrebbero essere a titoli e non per merito. I genitori sono inquieti perché dicono: no, se assumiamo degli insegnanti, valutiamo la loro competenza. Com'è possibile che in Italia, e proprio nel settore dell'istruzione, qualcuno possa pensare che il merito non va calcolato? Vede, io qui le rispondo in maniera molto onesta e molto sincera. La politica deve essere credibile. La politica a dicembre ha portato avanti un decreto in cui si parlava di un concorso che non era per titoli, ma che aveva quantomeno una prova, almeno una per il concorso straordinario, di selezione iniziale. Vede, quando si parla della scuola non si può pensare che la scuola sia vada a compartimenti stati. La scuola risponde al futuro del paese, risponde alle famiglie, risponde agli studenti e risponde anche al personale scolastico. Chi in questi giorni sta dicendo che si possano fare concorsi per titoli e che da settembre si assumerebbero subito i docenti grazie al concorso per titoli, sta mentendo. Sta mentendo spudoratamente, lo dico senza problemi, perché se noi abbiamo impiegato 5 mesi dal decreto scuola per bandire concorsi adesso, concorsi che sono attesi da anni
dai docenti precari e da neolaureati. Se noi adesso cambiassimo le norme, noi a settembre non assumeremmo proprio nessuno. Lo dico chiaro, non assumeremmo nessuno, assumeremmo solo chi è nelle graduatorie d'esaurimento, chi è nelle graduatorie dei concorsi precedenti, ma non i precari che oggi chiedono di essere assunti. E questo la politica lo deve dire chiaro, al di là di quello che stanno dicendo altri, nessuno sarebbe assunto a settembre, perché i tempi non lo permettono. Ministro, la politica, e non da oggi, da decenni, sulla scuola ha avuto un atteggiamento un po' ambiguo, anche perché il bacino degli insegnanti è un grande bacino elettorale, lo sappiamo. Però io vorrei tornare adesso alla domanda con la quale avevo cominciato. Lei mi ha detto, ritorno a scuola a settembre, abbiamo un piano, ci stiamo preparando, esami di maturità, mi conferma che il commissario sarà presente e che lei col suo ministero vigilerà perché i commissari ci siano. Le chiedo, per quanto riguarda i bambini delle elementari, che sono anche quelli più difficili, no, da tenere a bada, a settembre torneranno a scuola? Perché per i bambini elementari la didattica a distanza è complicata. E cosa facciamo? Gli mettiamo le mascherine? I bambini della scuola primaria, cioè delle elementari, devono tornare a scuola, anche perché quello è un segmento talmente delicato della vita di uno studente. Lì impari a leggere, a scrivere, a far di conto, si sarebbe detto una volta. Quindi devono assolutamente tornare a scuola. Se mascherine o meno, io adesso non me la sento di dare una risposta, semplicemente perché stiamo lavorando anche con il Comitato Tecnico Scientifico, dobbiamo capire quali saranno le distanze da far mantenere a questi bambini, che come lei può ben capire è molto più difficile da far capire loro che devono star separati un metro, due metri rispetto a dei ragazzi che sono un po' più grandi. Però una cosa sicuramente, te la posso dire, i bambini della scuola primaria tornano a scuola. Il Ministro dell'Istruzione ha tutto il dovere di farli tornare a scuola e di dare una risposta alle loro famiglie, perché quello è un momento della vita troppo importante. Siamo in chiusura, lei mi risponda con una cifra, se ce l'ha, oppure con sì o no. È vero che dopo questi mesi di chiusura delle scuole sta aumentando il distacco, l'abbandono scolastico, soprattutto nelle fasi, nelle famiglie meno avvantaggiate? C'è un rischio di incremento di abbandono scolastico, sì o no, Ministro? Siamo proprio in chiusura e poi la devo salutare. La dispersione scolastica è sempre stato un problema dell'Italia, siamo fuori da ogni media europea. Da parte mia le posso dire che sto lavorando affinché non incrementi tasso di dispersione scolastica e di recuperare. Nessuno studente deve restare indietro, l'articolo 34 è chiaro. La ringrazio, Ministro, le auguro buon lavoro e spero che appunto tante famiglie italiane possano tornare al lavoro pure loro, sapendo che i figli avranno il diritto all'istruzione, che è appunto una garanzia per tutti. Grazie, grazie a chi ci ha seguito, noi ci vediamo come sempre sabato prossimo.